sono qui che leggo il giornale da un po' di dì, continua a scrivere che le anguille dell'Adegarda non te può di mangiarle, lega problemi, non te può di mangiarle perché io ho scoperto che fa delle analisi e lei è piena di diossina. Mi l'altro dì parlevo con due esperti pescatori, chi de Arco, no? Che va sempre a pescare sulla sarca, e mi ha detto che le anguille che te peschi qui nella nostra sarca le è sanissime. Anzi, gli dice che le è meglio anche di quelle che te poi te togli zone le pesciculture che ha con macchia, no? E mi ha detto anche che le, perché l'acqua della sarca, specialmente quella che è qui nel comune d'Arco, le è quasi come quella che del carosello del Mesler, no? Buonissima, freschissima, la migliore espressione che è nella natura. E mi dice anche che è delle scale di monta e che le anguille le scampa tutte dal lago, no? E le vede tutte nella sarca. E mi ha detto anche che dopo 2-3 dì che queste chicche le vede su, che le piccoline, no? Con l'acqua nostra, che le è talmente buona, talmente il meglio che le sia, no? Lei diventa grande, grande, grande. In giro di una settimana vede robe che le è quasi come i luzzichi che sono nel lago. Ehi, pescatori! Becche le! Ma dite che c'è chi che cerca di ciappare le anguille? Eh? A te è scampata? Puoi dovinare il zoo? Dai, ma sei sicuri che questo è il posto più bello per ciappare le anguille? Ti com'è là? Avevi visto qualcosa? Sì, guarda! Ah, le vi scampa e basta voi! No, perché no. Ma vedi che chi le anguille le meglio di quelle del lac le scampa tutte le vene su? Sì Mario, sa chi le meglio perché quelle del lac le ha quella roba di Seveso, la diossina, non è una bestemmia, la diossina e non si può ciapparle, anzi te vai in galera se te le ciappi. Anche se te le mangi però. A quelle te vai de corpo. Ah beh, allora. Invece queste qua le l'acqua netta, la sarca. La sarca si dice. E su quel de arco è tutto più pulito. Quello volevo capire, le... ma dì che le sono nel tocchettino del comune di Arco. Sono la sarca di Arco. E dillo, com'è là? Per appena ne abbia una adesso, la di camera mi è scappata. Guarda perché te sei in polo. No, che massa corrente, ciò che mi butta fuori. Va fuori, va un po' più fuori. Dasi che fosse che ne è un'altra, aspetta che sei attaccata un'altra. La grande è quella lì però, Ora ben con la pressione. Ciao, Peppi, ciao. Buona mamma. La tira, Peppi. Ma che è anguilla? Ma sarà 2 metri quella lì. Non che ne è nel lac di quelle lì, non neanche se te vogliono. Come è fatta te? Non so, Peppi, che lì qua dimmi. Tira la su così, sì. Prova, dai te che la fai. Aspetta, che ricordo. Recupera pianino, fa come fa il vinicio, no? Che non abbia da chiamare il vinicio, Senti! Muoviti, sennò che chi il ceci! Muoviti che non vai a guardare la pesca! Guardi a pesca, se ne ciapa, aspetta che ti do una mano, aspetta, pian, forse la recupereremo. Aspetta porco. Che ti do un corda, Mario! Mola, la ciappata! Mettila, nascondela subito nella tocchina seccia, metti con la seccia. Mettila nella seccia subito. Dai la botta sulla testa, dai la botta sulla testa, vecchi! Dai un colpo! Mettila su, mettila su nella seccia. Subito, nascondela. È che non bene, Dai Dino, muoviti, non hai neanche a fare la licenza, se vedi. Che chi il ceci che vedi le guardi a pesca! E nemmeno una palla. Dai, aspetta che grazie, sta lì. Cammina. Si deposta, vai. Ciappa sulla di Dio, finito. Oh, prometto che bella che l'ho inciappata. Mario, che siete? Dai. Vei, Beppi, nemmeno. Vei, aspetta che viene il Beppi. Che non è al ceci. Ostia, che bella. Guarda che bestia. Ma allora, come avevi visto? L'acqua della sarca è pulissima. E tutte le scale, con la scala di monta che è qui dal di sotto, tutte le anguille del lac che scampa da piccoline, nel giro di 2-3 dì, grazie all'acqua purissima, guarda che bestie che vei. Allora, da Telegarda, da me, dal pescatore pu della Busa, vi saluto e alla prossima. Ciao. Grazie a voi. Saluto a tutti. Ciao.